Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, io non ho mai filmato a quest'ora, ma è mezzanotte e mezza, mezzanotte 35 di sabato notte e io sono qua che filmo. Cioè, davvero, non so come mi sia venuto, ma oggi avevo assolutamente voglia di mettermi qua davanti alla videocamera a parlare con voi. Forse perché ieri non ho filmato e cioè, sta diventando talmente un'abitudine quotidiana ormai. È sempre stata un'abitudine, ma quotidiana. E ieri non ho filmato perché sabato non avevo in programma di caricare un video e quindi mi sono ritrovata oggi che è sabato, appunto, dico io devo filmare oggi, anche se appunto nemmeno per domani in realtà, perché li carico dal lunedì al venerdì, però io volevo troppo filmare e quindi adesso che i nostri amici sono andati via, appunto a mezzanotte 35, io mi metto a filmare per voi. Tra l'altro ho bevuto anche due bicchieri di vino bianco frizzantino, quindi se mi vedete un po' allegra più del normale probabilmente sarà questo. Ma oggi volevo proprio filmare perché c'è stato questo prodotto ultimamente che mi ha fatto impazzire e oggi volevo assolutamente filmare questo video sui prodotti che detesto, cioè sui prodotti che ho odiato nell'ultimo periodo, quelli proprio no, 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 cioè che non vanno bene. Allora, il primo di questi prodotti, devo dire, ahimè, un brand con cui io lavoro da sempre praticamente, da quando ho iniziato su YouTube, sono stati forse tra i primi a contattarmi e ci lavoro tuttora con molta soddisfazione. Ci sono prodotti di questo brand che io amo e che uso quotidianamente, tipo i rossetti liquidi opachi di Deborah Milano. Sto parlando di Deborah Milano, amo i rossetti liquidi opachi di Deborah Milano, mi piace un sacco l'ultima collezione, quella tutta matte con gli ombretti matte eccetera. Ho fatto anche un video in collaborazione con loro perché ho amato quella collezione. È un prodotto invece con cui non mi sono trovata per niente bene, è questo che è il gel scrub piedi esfoliante e idratante con burro di karité e c'è anche la pietra pomice sotto, vi faccio vedere. Allora, questa pietra pomice su di me non fa niente, forse io ho i piedi, cioè veramente molto fashion, molto figo questo video, ma io ho i piedi che hanno, cioè, molte pellicine, mi si formano solo la pelle secca e quindi ho bisogno di una pietra pomice che faccia il suo lavoro, quindi, e questa purtroppo non serve a niente. Però all'interno c'è questa specie di crema con tipo un gel esfoliante con dei granelli e nemmeno questi servono tantissimo, devo dire la verità. Mi trovo molto molto meglio con il rullo, quello che gira, della Scholl o di, cosa ce l'ho, della Imetec. Ovviamente non si può paragonare a questo, però non trovo che esfoli i miei piedi. Idratante devo dire che lo è, però non posso usarlo come crema idratante perché ha tutti quei granelli e quindi devo per forza sciacquarla e toglierla, quindi è un prodotto che non mi è piaciuto e non lo utilizzo. L'ho provato un paio di volte, gli ho dato più di una chance, ma non mi è piaciuto proprio per niente, ecco. Altro prodotto, io non so se vi ho mai parlato di questo prodotto. Questo è CM, come cavolo si chiama? Non so che nome abbia. Comunque CM Pro Edition. Diverse make-up guru americane ne hanno parlato e questa azienda ha contattato anche me. Questo è un ormai di applicatori per fondotinta strani, ne abbiamo visti a bizzeffe e questo è uno di quelli. Praticamente questo è un vibratore, non sto scherzando, cioè tu lo accendi e vibra, non so se si sente, ok, comunque credetemi sulla parola, sto coso vibra e ha delle spugnette intercambiabili, come potete vedere la mia è sporca, ma ecco, si sostituiscono, ne ho due e questa spugnetta praticamente vai a usarla per applicarci il fondotinta, quindi ho provato sia a mettere un po' di fondotinta sulla spugnetta per andare ad applicarlo che mettere un po' di fondotinta sulla mano per andare ad applicarlo. Allora, questo prodotto ha diverse problematiche. Numero uno, è molto molto difficile da pulire questa spugnetta, non se ne va il prodotto. Anche la Beauty Blender è parecchio difficile da pulire, ma non come questo. E numero uno. Numero due, altro problema di questo prodotto è che la superficie di applicazione è troppo piccola, cioè guardate, è grande come la punta del mio pollice. Immaginate applicare il fondotinta su tutto il viso con una spugnetta grande come il vostro pollice, cioè ci mettete una vita e questo forse è il problema più grande. Il secondo problema più grande, o forse è già il terzo, non mi ricordo, e il terzo problema o il secondo problema più grande è che purtroppo non applica bene il fondotinta perché si vede, lascia i segni. La cosa peggiore per un applicatore
di fondotinta e che lasci il segno, perché il fondotinta, come ben sappiamo, non si deve vedere. Se si vede che ce l'ho, c'è qualcosa che non va, e purtroppo questo prodotto il fatto che vibri non cambia niente, sinceramente, proprio perché ho provato sia azionando la vibrazione che così da spento ed è uguale, cioè si vedono i passaggi. Se lo stendo in giù così si vedono le righe in giù, se lo stendo con movimenti circolari si vedono i movimenti circolari, non mi piace proprio, e l'ho usato con diversi fondotinta, quindi non era il fondotinta, è proprio lui. Arriviamo ad un prodotto, io credo di aver parlato bene di questo prodotto. Sì, sicuramente ne ho parlato bene, perché allora la consistenza mi piace, si stende molto bene sulle labbra ed è un rossetto liquido opaco. Questo è quello di Kylie Cosmetics, di Kylie Jenner. Allora, questi, a parte che non si trovano facilmente in Italia, ho dovuto ordinarli dal sito americano, passate la dogana, quindi ho finito per pagargli una fortuna e non mi va di rifarlo, perché sinceramente non valgono tutto questo, appunto, questa spesa di soldi. E devo dire che si stendono molto bene sulle labbra, sono molto coprenti, mi piace l'effetto che danno da subito, per questo che probabilmente ne ho parlato bene in qualche video tempo fa. Mi piacciono tanto anche le colorazioni, c'è un range di colorazioni, ci sono veramente diversi colori che ho preso, mi stanno molto bene, mi piace. Il problema però di questo prodotto è che forma tipo una specie di pellicola sulle labbra e non puoi ritoccarlo. Praticamente tu durante la giornata, avete presente quando mangi, chiacchieri, parlano, passano tante ore, il rossetto comincia a svanire piano piano, e io solitamente che cosa faccio con un rossetto che nell'arco della giornata se ne va? Prendo e lo riapplico. Allora, se lo riapplico viene fuori questa patina enorme. L'unica cosa che si può veramente fare con questo rossetto per riapplicarlo quando comincia ad andare via è fare uno scrub totale, e mi sono ritrovata a fare lo scrub con le salviette nei ristoranti, con la carta igienica nei bagni, per toglierlo completamente per poi andarlo a riapplicare. E poi sì, il risultato è bello una volta che l'hai riapplicato, ma non posso ogni volta che devo ritoccare il rossetto andare a toglierlo completamente e a rimetterlo, perché fa una specie di, appunto, effetto tattoo, ma non si può sovrapporre perché poi viene fuori questo effetto finto, pellicine, brutto. E non mi piace, mi piace la formulazione, mi piace l'effetto, ma appunto ha questa pecca enorme che quando devo scegliere un rossetto prima di uscire, alla fine non mi fa mai scegliere questo, perché so che poi inevitabilmente avrò grosse difficoltà nell'arco della giornata. Peccato, perché sono carini, ma appunto no. Altro prodotto che io devo bocciare, io devo essere sincera, non mi ricordo se ho già bocciato questo prodotto, magari ditemelo voi nei commenti, perché ho il dubbio, ma questa è la crema Hydra Beauty Nutrition di Chanel. Questa crema ha un profumo buonissimo, è veramente un ottimo profumo, io amo le creme Chanel, o così pensavo almeno, perché mi sono sempre trovata benissimo. Usavo quella color rosa, adesso non mi ricordo ovviamente come si chiama, ma ho voluto provare questa, che appunto è la loro classica crema idratante, questa però per pelli secche, quindi io volevo utilizzarla più per la notte, per la sera. E il problema di questa crema è che l'ho utilizzata per qualche giorno, 2, 3, 4 giorni, la mattina sistematicamente mi svegliavo tutta piena di brufoli, tipo una specie di reazione allergica, e io sono convinta che sia il profumo, tant'è che ho voluto fare la prova del 9, a parte che immaginavo fosse questo perché non avevo provato prodotti nuovi in quei giorni, quindi se c'era qualcosa che non andava doveva per forza essere lei. Ho smesso di usarla, sono spariti tutti i brufoli, non sono mai più ritornati, quindi sono sicura che fosse lei, e appunto secondo me è il profumo, perché il profumo di questa crema è talmente forte che secondo me ne hanno messi litri di profumo in questo prodotto. Io purtroppo ho una pelle piuttosto sfigatella, avete visto, io ho sempre irritazioni, non si sa nemmeno perché, cioè in uno degli ultimi vlog avevo delle irritazioni pazzesche sulle braccia, poi se ne sono andate, non ho idea di che cosa sia stato a provocarmene, quindi so che i prodotti che contengono profumo possono purtroppo darmi questa specie di reazione allergica, e per questo dovrei utilizzare solo prodotti che non contengono profumo per essere sicura, ma solitamente quelli che ne contengono poco non mi danno problemi. Questo invece, se voi lo annusate, sembra che stiate annusando una boccetta di profumo, non sto scherzando, è troppo profumato secondo me. Non sono andata a
a guardare gli ingredienti, anche perché la scatola l'ho buttata e qui non ci sono, ma sicuramente il profumo è tra i primi perché ce n'è veramente veramente troppo. Poi, e sto lasciando il prodotto peggiore per ultimo, poi arriviamo a questo. Allora, altro, veramente voglio fare un preambolo per tutti questi prodotti, perché ci sono brand che hanno il 99% di prodotti che io adoro, e questo è un altro brand appunto che ha prodotti che io apprezzo tantissimo, ed è Mesauda Milano. Voi, se mi conoscete da un po', sapete che il rossetto che ho scelto per il giorno del mio matrimonio era proprio di Mesauda, quindi potete immaginare quanto mi piacciono i prodotti di questo brand, specialmente i rossetti liquidi matte, perché quel rossetto era proprio un rossetto liquido matte. Sono prodotti assolutamente di qualità, so che l'azienda ci tiene a produrre prodotti di qualità, ci tiene, mi chiede se mi trovo bene, che cosa mi è piaciuto, eccetera eccetera. Quindi è un brand che apprezzo tantissimo. Con questo particolare prodotto però non mi sto trovando bene, e questi sono i Velvet Kiss. Questo in particolare è il colore 103, ma in realtà ne sto provando di diversi. Quando lo applico è molto carino. Allora, il range di colorazioni dei rossetti Mesauda sono perfetti per me. Hanno tutto nude, un po' più naturali, un po' più chiari, un po' più scuri, che mi stanno molto bene, insomma. Quindi ci speravo in questi prodotti, speravo che funzionassero, volevo che mi piacessero, e però devo dire che i matti toni non mi piacciono quanto i rossetti liquidi di questo brand. I rossetti liquidi li amo alla follia, sono pazzeschi, e quel rossetto che io ho usato per il mio matrimonio l'ho usato proprio perché aveva una tenuta lunghissima. Infatti non credo di averlo ritoccato durante la serata se non una volta verso fine serata, ma pazzesco. Ho mangiato, ovviamente, la cena del matrimonio, mangiato, bevuto, ha resistito. Quelli sono super consigliati. Questo invece è tutto il contrario, nel senso che già quando lo stendo non riesco ad ottenere una coprenza perfetta. Non so come spiegare, non è coprente. Lo passo, lo ripasso, lo passo, lo ripasso, e si continua a vedere sotto il colore delle mie labbra, si continua a vedere che non è completamente uniforme e non mi dura niente. Non so se sono le mie labbra, io non lo so, però mi ha un po' deluso, appunto, perché i prodotti labbra di questo brand li amo, e invece i matti toni Velvet Kiss non mi sono piaciuti, devo dire. Non so se la formulazione, non so che cosa sia. Ho provato due o tre colorazioni di questi qua, le colorazioni bellissime, la formulazione tremenda, almeno su di me non va, dovrei stare tutto il tempo a ritoccarli, quindi anche questo purtroppo nine. Poi finalmente arriviamo al prodotto che io più ho detestato, cioè vi giuro, io ero lì quando lo usavo che non vedevo l'ora di parlarne in un video per dire che cosa penso di questo prodotto. Allora, anche qua, questo brand è un brand low cost che produce prodotti naturali, quindi con ottimi ingredienti, ottimo brand. Anche loro ci tengono molto alla comunicazione con le vlogger, con le blogger, insomma, almeno per quanto mi riguarda sono molto contenta, mi hanno spedito tanti prodotti, mi sono trovata benissimo con tutto, con tutti, ripeto, rapporto qualità prezzo ottimo. Quindi questo, sto parlando appunto della Benecos. Questo è un solvente naturale per smalto unghie con cosmetici naturali e biologici certificati, è un prodotto tra l'altro anche vegano. Quindi appunto io apprezzo molto lo sforzo che fa questa azienda per appunto produrre prodotti naturali, prodotti con ingredienti vegani, eccetera eccetera, e mi sono, ripeto, trovata bene con tutti i loro prodotti. Questo però, mamma mia, io l'ho usato perché non mi piace sprecare il prodotto, quindi l'ho usato tutto. Riuscite a vedere che il flacone è completamente completamente vuoto. Però, specialmente verso la fine, non vedevo l'ora di finirlo perché è tremendo. Questo è l'unico solvente al mondo che io ho provato nella mia vita e che non toglie lo smalto. Forse gli ingredienti, cioè forse era meglio inserire qualcosa di chimico, tipo un po' di acetone puro al 100%, perché vi giuro, non toglie lo smalto. Cioè io ci ho messo un'ora, ho sfregato, 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 risfregato lo smalto. Non toglie lo smalto. Il bello è che poi sono andato con comprare un solvente comunissimo in farmacia e con mezza passata mi ha tolto tutto. Ero tipo, ah, cioè, miracolo, perché ero talmente abituata ad usare questa boccetta, quanto l'ho usata, non lo so, in 2 mesi, che non mi ricordavo più come
fossero i solventi che funzionano. Tremendo, tremendo. Io non so quanto ho sfregato per togliere. Penso di aver tolto lo smalto, non tanto per il contenuto di questa boccetta, ma perché con le unghie praticamente lo grattavo via, avete presente? Meno su di me, io ovviamente, magari poi voi vi ci trovate bene, non lo so, ma su di me non funzionava. Non toglie lo smalto senza top coat, non toglie lo smalto con top coat, cioè non toglie lo smalto. Io allora, in questo momento, peccato che non ne ho più. A ripensarci, forse sarebbe stato meglio fare la prova in videocamera e farvi vedere come, con un dischetto di cotone completamente imbevuto di questo prodotto, io avrei potuto strofinarlo sull'unghia e continuare ad avere lo smalto sotto. È incredibile, ma vero. Non va, è il peggiore acetone, peggiore nail polish remover della storia dei nail polish remover. Ecco, ok, mi sono un po' sfogata. Quindi, sì, questi erano tutti i prodotti di cui volevo parlarvi oggi. Spero vi sia piaciuto questo video. Ovviamente fatemi sapere che tipologia di video vorreste vedere, che tipo di video volete che, insomma, filmi per voi. Fatemi sapere tutto nei commenti, perché io non mi stuferò mai di dirlo, ma io li leggo tutti, metto cuoricino a tutti, vi voglio bene, quindi voglio che sappiate che se mi lasciate un commento non lo buttate là e va nell'infinito di internet. Io li leggo tutti e li apprezzo tutti, quindi io vi saluto. Tra l'altro qui c'è Gatto Debber e adesso ve lo farò anche che è stato qua per tutto il video, Gatto Debber, ma ha deciso di mettersi sulla fine del divano a dormire e quindi non volevo disturbarlo, perché sta facendo una nanna così tranquillo e beato. Comunque sappiate che lui è sempre presente, sempre presente. Quindi vi mando un bacio enorme, noi ci vediamo domani martedì con un nuovo video. Vi voglio bene, mia family, e vi abbraccio fortissimissimissimo. Mi raccomando, altra cosa che voglio dire, perché ve lo metto sempre come commento qua sotto, ma se volete avere aggiornamenti in tempo reale, perché su Instagram, specialmente su Stories, sono super attiva durante tutto il giorno, seguitemi appunto qua su Instagram, qua sotto nel primo commento della serie dei commenti, qua sotto troverete il link al mio Instagram, se volete essere sempre aggiornati, se magari sto per filmare una diretta o prima di mandare un video online, vi avviso sempre sempre su Instagram, su Stories, quindi seguitemi lì. Io vi mando un bacio gigantissimo, alla prossima, ciao!